dalla testata, contraddicendo con ciò i precisi impegni presi fino a qualche giorno fa e ripetutamente per ottimizzare le risorse. I giornalisti della TGS, per rispetto dei telespettatori, si sono impegnati tuttavia a garantire le loro prestazioni professionali in occasione dell'incontro Italia-Portogallo. L'assemblea della TGS è tuttora aperta e il sindacato deciderà nelle prossime ore nuove azioni di protesta. E ora tuffiamoci dentro a questo straordinario ambiente dello stadio milanese di San Siro, che attende con ansia, come tutti noi, l'evolversi di questa partita tra Italia e Portogallo, che vale la fase finale dei mondiali americani del prossimo anno. È in pratica una specie di spareggio secco. L'Italia ha a sua disposizione 2 risultati su 3. Sarà sufficiente agli azzurri ottenere il pareggio o naturalmente la vittoria contro i portoghesi per assicurarsi la partecipazione. Il Portogallo deve invece vincere. Ed ecco le formazioni delle squadre: l'Italia di Sacchi con Pagliuca, Benarrivo e Maldini, Stroppa, Costacurta e Baresi, Donadoni, Dino Baggio, Casiraghi, Roberto Baggio e Signori. Queiroz, il tecnico portoghese, ha fatto serrata pretattica. Solo qualche attimo fa è stata comunicata la formazione ufficiale dei portoghesi, che si discosta alquanto da quella prevista. Giocheranno per il Portogallo Vitor Baia, João Pinto e Jorge Costa, Veloso, Fernando Couto e Paulo Sousa, Vitor Paneira, Rui Barros, João Pinto, Futre, Rui Costa. Ingresso delle squadre in campo, accolte dall'ovazione degli 80.000 di San Siro. C'è naturalmente un clima di straordinaria attesa, 80.000 presenti allo stadio milanese in una serata piuttosto fresca. Vedete il capitano degli azzurri, Franco Baresi, questo è l'arbitro centrale, Wojcik della Polonia, che si avvale della collaborazione dei signori Milewski e Slabik, pure polacchi, in qualità di guardaline. Ora attendiamo l'esecuzione degli inni nazionali, che sarà fatta dalla banda dei bersaglieri Compagnia Atleti. Si schierano a centrocampo i bersaglieri. Inno nazionale portoghese. Cementare lo spirito di gruppo, avete visto i giocatori portoghesi che si sono stretti la mano durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Ora i bersaglieri, inno di Mameli. Hanno fatto parte della compagnia atleti dei bersaglieri
parecchi dei giocatori azzurri che giocano stasera: Maldini, Costa Curta, i due Baggio, Casiraghi e poi in panchina Marchegiani, Panucci, Albertini, Mancini e Simone, tutti hanno fatto parte anche della nazionale militare. Ed ecco i due capitani con l'arbitro per le formalità di rito. Situazione: l'Italia, come avete visto dalla sovrimpressione che vi è stata presentata in apertura di telecronaca, ha 14 punti con una differenza reti di 14 più 14, 21 reti all'attivo, 7 al passivo. Anche il Portogallo ha 14 punti con più 14 di differenza reti, ma ha segnato di meno, 18 gol, ne ha subiti solo 4, 3 dei quali contro l'Italia nella gara d'andata. La Svizzera, che in contemporanea gioca a Zurigo contro l'Estonia, ha 13 punti, ma battendo gli estoni con 2 gol di vantaggio avrebbe la matematica sicurezza, quale che sia il risultato di San Siro, di andare negli Stati Uniti. Ed ecco gli azzurri che si schierano. Inutile dire che affidiamo tutte le nostre speranze e il nostro incoraggiamento agli uomini di Sacchi. C'è una straordinaria attesa e forse questa è la partita più importante che affronta la nazionale italiana da quando alla sua guida c'è Arrigo Sacchi. E vedete intanto le moltissime personalità presenti in tribuna. Avete visto Boniperti, c'è naturalmente il presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio Matarrese assieme al vice Michele Pierro, i vertici della IP, ecco ancora Boniperti, vedete. Ed ecco Arrigo Sacchi, l'espressione tesa, partita che l'Italia deve giocare al meglio delle proprie possibilità. Ci siamo naturalmente un po' complicati l'esistenza cedendo 3 punti su 4 alla Svizzera, poi ci eravamo rimessi in corsa ottimamente andando a vincere in Portogallo, ma questa è la gara decisiva. Tutto è pronto, consulta a vista i propri collaboratori, l'arbitro Wojcik. Fischio d'avvio, è cominciata Italia-Portogallo, forza azzurri. Rui Costa in possesso di palla per il Portogallo, il passaggio è sull'anziano Veloso, sul quale fa contrasto Stroppa, e Benarrivo ora che si impadronisce del pallone, volata di Benarrivo, fallo di Rui Costa. Primo minuto di gioco a San Siro tra Italia e Portogallo. Non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una semplice partita di calcio e come tale va interpretata e vissuta. Tuttavia l'emozione è grande e la posta in palio è di quelle che contano davvero. Benarrivo, Dino Baggio, con il destro a fiondare in profondità, stacca Fernando Couto, il pallone però controllato da Joao Pinto. E c'è ancora un calcio di punizione per il fallo su Signori da parte di Joao Pinto, vibrante avvio di partita degli azzurri. Casiraghi va a piazzarsi nei pressi del portiere Vittor Baia, mentre Signori, che scodellerà centro area il cross, parte il tiro di Signori, ribattuto da Rui Barros, poi la palla è per Donadoni, Futre gliela ruba, Futre naturalmente è uno dei giocatori più attesi, Donadoni al recupero, Maldini trova un varco, contatto ancora con Rui Barros. Azione regolare di Rui Barros, Joao Pinto ora. Paolo Sousa, l'organizzatore di gioco. Ancora Joao Pinto, il più vecchio dei due Joao Pinto, l'altro ha il numero 9. Recuperano il pallone ancora gli azzurri, Roberto Baggio, Signori. Ancora Baggio, fermato. 2 minuti di gioco, 0-0. Roberto Baggio, su di lui in copertura Vittor Paneira, il tocco centrale per Donadoni in profondità, il colpo di testa di Joao Pinto, il controllo di Rui Costa. Si distende ora in avanti il Portogallo, un dribbling su Donadoni, sempre Rui Costa in possesso di palla, cambia gioco da quest'altra parte per Veloso, 36 anni, il tocco centrale, poi all'indietro a Paolo Sousa, in profondità, attenzione, copre la retroguardia. Dino Baggio, Signori, si incrocia con Donadoni, va Donadoni, converge,
l'impostazione è su Stroppa, è largo, ben arrivo, parte il cross di Stroppa e il colpo di testa è stato di Fernando Couto, con ben arrivo pronto a effettuare la rimessa laterale. Lascia poi l'incarico a Stroppa. Ben arrivo, palla sul sinistro, Roberto Baggio in area, la chiusura è di Velosso, la palla messa fuori ma proprio sui piedi di Stroppa, che può operare il cross effettuato, stacca Casiraghi, battuto in acrobazia da Fernando Couto, poi Maldini, João Pinto, ancora Maldini, ottimamente, grande giocata di Maldini, intervento irregolare di Paolo Sousa su di lui, calcio di punizione, buona via degli azzurri. La squadra di Sacchi naturalmente non adotta alcun atteggiamento prudenziale, come avete visto fin dalle prime battute gli azzurri hanno assunto l'iniziativa, costringendo anche ad alcuni interventi irregolari i nostri avversari. Verso signori il suggerimento, la palla carambola nella zona in cui opera Dino Baggio, opportuno il tocco per Maldini, tutto spostato a destra, cerca spazio Maldini, su di lui fa Paolo Sousa ed è ancora calcio di punizione. Paolo Sousa facendo all'arbitro di essere intervenuto sul pallone, ma il gioco, quantomeno d'ostruzione, era irregolare, punizione. Quattro minuti e mezzo, 0-0 a San Siro, Italia-Portogallo. Gara spareggio per andare in America. Agli azzurri comunque basta anche il risultato di parità. Signori, Roberto Baggio nei pressi del pallone. Il saltatore in area, tra i quali Dino Baggio, Maldini, Casiraghi. Il cross di Signori. Lo stacco di Maldini, poi Dino Baggio e su di lui Vittor Baia in presa. Maldini che rientra, notevole lo sforzo della Rai con molte telecamere, ecco Donadoni che riconquista il pallone a centrocampo, il suggerimento in profondità per Casiraghi, il tocco per Roberto Baggio, va Baggio e ancora messo giù, calcio di punizione, a 6 fallosi portoghesi. Vedete i volti tesi che denotano la massima concentrazione dei giocatori in campo. Portogallo che finora è stato costretto sulla difensiva dal veemente avvio degli azzurri. Gara preparata con la consueta, meticolosa precisione da parte di Arrigo Sacchi, che ha avuto a disposizione per alcuni giorni i giocatori, li ha attivati anche mentalmente per inserirli appieno nei suoi schemi e soprattutto per trovare la giusta concentrazione. Potrebbe battere Roberto Baggio, ma anche Signori. Donadoni sul pallone, finta, Signori, alto. Sembrava che Queiroz fosse intenzionato a schierare la formazione a 5 con Pace come libero, il giovane Pace invece, uno dei tanti elementi con i quali Queiroz ha vinto 2 titoli mondiali a livello giovanile, è in panchina. È Paolo Sousa ora che imposta, chiamando in causa João Pinto, ancora Paolo Sousa. Velosso, si è affidato agli anziani Queiroz, i vari Veloso, João Pinto, Vitor Paneira, giocatore di molta esperienza, ecco Velosso, il lancio in profondità, il bel colpo di testa di Costa Curta, il tocco di Roberto Baggio, il lancio di Donadoni, ma c'è João Pinto che lascia sfilare il fallo laterale. La rimessa è a favore di Vitor Paneira, da questi a Paolo Sousa, il tocco ancora per Paneira, il lancio in profondità, il colpo di testa di Baresi, Dino Baggio, largo a cercare Signori. C'è anche Donadoni sulla sinistra, eccolo servito, va Donadoni, converge al centro, attaccato ancora irregolarmente, c'è calcio di punizione, moltissimi falli con ammonizione ora. C'è ammonizione
combinata a Paolo Sosa al settimo del primo tempo, prima ammonizione della giornata per proteste a Paolo Sosa. Roberto Baggio, ottimo il controllo, il cross da quest'altra parte, il colpo di testa di Casiraghi, Dino Baggio, un dribbling, poi viene intercettato e i portoghesi vengono in avanti con Paolo Sosa, ma bravissimo Benarrivo, spezza la loro trama, Donadoni, poi ha dato a Stroppa, sta giocando con straordinaria intensità la nostra nazionale, Veloso, la rovesciata di Barros, la palla che filtra in profondità, il recupero di Dino Baggio, sulla palla c'è Costa Curta che tocca all'indietro a Pagliuca, ancora Costa Curta, letteralmente aggrediti i portoghesi dall'avvio spumeggiante degli azzurri, stacca altissimo Fernando Couto, la palla giunge a Joao Pinto che effettua il suggerimento verso Joao Pinto Vieira. Palla fuori, Pagliuca, 9 minuti di gioco, 0-0. Sono impegnati per questa lunga serata di calcio con me e molti altri colleghi, Galeazzi, Civoli, Vitanza, Zuccalà, Paolo, Ferrari, Casarin, perché dopo la fine della partita ci sarà tutta una serie di interviste, di collegamenti con i quali faremo il punto sulla situazione non soltanto per il girone dell'Italia e del Portogallo ma anche per gli altri gironi. Prova il Portogallo ora sulla destra, c'è Baresi a sventare, Persacchi, un ritorno a San Siro, stadio che ha visto le sue gesta alla guida del Milan. Dino Baggio, palla però per Paolo Sosa in profondità, Barros, il sinistro di Futre, alto quadrato Paolo Futre, giocatore temutissimo, come sapete è stato ingaggiato dalla Reggiana, un altro primatore per il nostro campionato. Baresi, ben arrivo, vediamo intanto la conclusione alta di Futre, centralmente il suggerimento, tentano di approfittare i portoghesi, svarione di Costa Curta, ma sulla palla ancora Costa Curta che attende l'uscita di Pagliuca. Signori, Donadoni, 4-4-2 classico della nostra formazione, Maldini, Baresi, avanza Baresi, Casiraghi, lo ferma Fernando Couto, la palla per Stroppa, per Benarrivo ora, Benarrivo punta Veloso, converge, cerca una soluzione, batte lunghissimo cercando Signori ma c'è il colpo di testa di Joao Pinto, ora è Vitor Paneira che fa filtrare verso Paolo Sosa, largo a cercare Rui Barros. Rui Barros, giocatore ben noto ai tifosi italiani, ha militato nella Juventus, il tocco all'indietro è ancora a favore di Veloso, Veloso combina con Vitor Paneira, il tocco di questi a Paolo Sosa, ancora all'indietro a Veloso, centralmente a imbeccare Rui Costa, buona la giocata di Rui Costa che poi trova un suggerimento largo per Futre, converge Futre velocissimo, tentativo di triangolo fermato, Roberto Baggio, ottimo l'aggancio, Stroppa, lancio in profondità ancora per Roberto Baggio che salta un avversario, superiorità numerica dei nostri, palla per Casiraghi, Casiraghi alla caccia del pallone, lo ferma però Fernando Couto ma sulla sinistra era libero Signori, ha combinato centralmente Roberto Baggio ma sulla sinistra era liberissimo Signori. Ripartono i portoghesi, Rui Costa, gara interessantissima, la palla è ora per Joao Pinto, fermato, carambola all'indietro del pallone, l'altro Joao Pinto, anticipo secco di Maldini, Signori, Dino Baggio, profondo, Fernando Couto sorveglia la situazione, sembrava che dovesse giocare in marcatura uomo su Roberto Baggio, in realtà gioca da difensore centrale assieme a Jorge Costa mentre i due esterni sono Joao Pinto e Veloso, ecco Veloso ora in possesso di palla,
c'è il disturbo degli azzurri, recupera il pallone Roberto Baggio, va il dribbling su Jorge Costa, limite dell'area, ancora a fondo Baggio, Jorge Costa però il take lo ferma, grande esperienza. Paolo Sousa, Rui Costa, Futre, fuorigioco. Fuorigioco di Joao Vieira Pinta, che vedete in pista, che vedete inquadrato. Vedete la posizione regolare del giocatore portoghese. Signori ancora. Sale l'urlo, Italia, Italia. Roberto Baggio. Costa curta. Stroppa. Fermato. Rui Costa in profondità a cercare Futre, Baresi, Baresi prolunga su Pagliuca che ad evitare guai non poteva controllare con le mani, mette di piatto in fallo laterale. 13 minuti e mezzo, grande avvio degli azzurri, stanno risalendo i portoghesi, c'è grande tensione in campo. Rui Costa, largo dalla parte opposta, João Pinto, gli si avvicina Signori. Il triangolo lungo e con l'altro João Pinto può andare al cross, il colpo di testa di Baresi, poi João Pinto, il tiro, la parata di Pagliuca. Prima conclusione dei portoghesi al 14esimo. Intanto mi segnala Casarin che a Zurigo dopo un quarto d'ora di gioco Svizzera ed Estonia sono ancora sullo 0-0. Naturalmente il risultato di San Siro va combinato con quello di Zurigo. Fermato Roberto Baggio, grande determinazione anche da parte dei portoghesi, possesso di palla con Paolo Sousa. Rui Baros, Sousa, Veloso, destro a cercare lo scatto ancora di Rui Baros, il quale c'è ben arrivo, controllo troppo profondo di Rui Baros e la palla si spegne a fondo campo. Partita che sta mantenendo tutte le promesse della vigilia sul piano dell'intensità. Costa curta, Baresi, Benarrivo, Stroppa, Dino Baggio, Baresi, Roberto Baggio, Roberto Baggio, sinistro alto, si è girato molto bene a caricato il sinistro, la battuta risultata alta. C'è da sottolineare l'insidia costante del fondo del terreno di San Siro che non è perfetto, rivediamo, sinistro comunque svirgolato che termina altissimo, la recupera del pallone problematico, si gioca da un quarto d'ora abbondante nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Paolo Sousa, Rui Costa, Veloso, Rui Costa e Benarrivo, e il fallo poi di Benarrivo, anche se in precedenza forse il giocatore portoghese aveva trattenuto irregolarmente il pallone tra i piedi, non è intervenuto l'arbitro polacco Wojcik sugli sviluppi dell'azione, il fallo che abbiamo rivisto. Parte di Benarrivo, intanto Queiroz si è alzato dalla sua panchina, ha chiamato accanto a sé Rui Costa per dargli delle indicazioni, lo invita ripetutamente il delegato UEFA a stare seduto mentre il gioco è interrotto per l'infortunio capitato al giocatore portoghese. Vedete le gradinate di San Siro. Si rialza intanto Veloso, tocca a Futre, da questi a Rui Costa, Paolo Sousa, gioca molto arretrato, il rinvio di Benarrivo, il pallone messo giù da Rui Costa ancora, palla per João Pinto e riesce ottimamente con la punta del piede a deviare il calcio d'angolo Maldini sulla buona intuizione del difensore esterno destro portoghese João Pinto che aveva tentato il dribbling in profondità. Va alla battuta d'angolo Futre e viene in avanti anche Fernando Couto, temibilissimo colpitore di testa.
Ecco Fernando Couto che cerca di farsi largo in area, palla pericolosamente in avanti, fuori gioco proprio di Fernando Couto. È partita che non ci consente di stare tranquilli. Rivediamo intanto, ecco il colpo di testa di Vitor Paneira che rimette in avanti, ma c'era la posizione regolare di Fernando Couto. Ancora i portoghesi, Vitor Paneira, tocca lì dietro a João Pinto, da questi a Paulo Sousa, cambia gioco su Veloso, buona organizzazione da parte dei portoghesi, l'anticipo di Benarrivo, Donadoni, e vedete il fondo del terreno che inganna Dino Baggio, provano i portoghesi, Costa Curta, rinvio di sinistro, il colpo di testa di Paulo Sousa, la palla per Donadoni, largo a cercare Signori, cerca una soluzione Signori, la trova con il passaggio a Dino Baggio che si libera del pallone a favore di Benarrivo. Ecco Benarrivo, lo aspetta Stroppa, gli fa spazio convergendo verso il centro, il passaggio imprudenza all'indietro su Costa Curta che dà a Signori dalla parte opposta, su Signori João Pinto, Dino Baggio con la punta del piede, sbagliato il passaggio, Paulo Sousa, João Vieira Pinto, velocissimo arriva l'altro João Pinto sulla destra, eccolo servito, c'è Maldini su di lui, la finta e ancora Maldini lo ferma, il disimpegno in collaborazione con Donadoni, la palla che diventa facile presa di Pagliuca. Fallo di Roberto Baggio su Paulo Sousa. Dopo aver subito la grande partenza degli azzurri, il Portogallo ha riorganizzato la propria manovra, è una squadra formata da tanti ottimi palleggiatori, maestri nel tessere una fitta trama di passaggi molto precisi per attendere poi l'improvvisa verticalizzazione nel momento più opportuno. Vedete anche questo bel triangolo sul quale però Stroppa si produce in un buon recupero, il suo colpo di tacco troppo lezioso consegna il pallone a Rui Barros, da questi a Futre, scatta in profondità Rui Barros, Futre fra tre avversari, fermato Signori con il sinistro, un po' slegata, troppo lunga in questi ultimi minuti la nostra formazione. Rimessa per gli azzurri, Donadoni, Dino Baggio, Roberto Baggio, scatta Stroppa dentro, grande suggerimento, angolo, ottimo l'inserimento di Stroppa sul passaggio che rivediamo molto bello, filtrante in profondità di Roberto Baggio, la chiusura è stata di Veloso. Immagini che il regista De Pasquale si invia di nuovo in diretta per questo tiro dalla bandierina degli azzurri, sono Stroppa e Signori accanto al pallone, chiedono la distanza regolamentare degli azzurri, vedete sulla linea di fondo campo c'è un segno bianco che indica dove i giocatori devono stare, i giocatori che subiscono naturalmente il corner, il cross di Signori, Vitor Baia alla presa. Portiere molto giovane Vitor Baia, ma ormai di buona esperienza, Rui Costa, Paulo Sousa, João Pinto, Rui Costa a cercare Futre, Cebarese, giocano con una grande circospezione come giusto che sia gli azzurri. Siamo al 22esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0. Ha tentato di sorprendere la formazione avversaria, l'Italia, con un avvio bruciante. Rui Costa, Vitor Paneira, João Pinto, palla in profondità, Maldini lascia sfilare. Vano il tentativo di controllo di Vitor Paneira. Sempre 0-0.
ricordo che nella gara d'andata in Portogallo ad Oporto, alla stadio da Chantas, abbiamo vinto per 3-1. Anche in quel caso c'era stato un fulmineo avvio degli azzurri con gol di Roberto Baggio dopo qualche manciata di secondi e raddoppio di Casiraghi. Aveva poi segnato il Portogallo con Fernando Couto, un gol irregolare convalidato dall'arbitro. Successivamente aveva regolato il conto finale Dino Baggio. Intanto c'è stato uno scontro a centrocampo, ecco che rivediamo. Una zuccata. Dovrebbe essere Casiraghi il nostro giocatore. Si è giocato su ritmi accesissimi e c'è da tenere nella dovuta considerazione anche lo stato del terreno di gioco. Che è molto insidioso. Ancora a terra il giocatore portoghese, che è Jorge Costa, Rui Costa, secondo la dizione corrente, i giocatori portoghesi hanno tutti un proprio nome di battaglia. Ecco ancora Queiroz che approfitta per chiamare accanto a sé Rui Barros, si è rialzato Jorge Costa. Pallone che era stato volontariamente lanciato in fallo laterale dagli azzurri, quindi i portoghesi con ogni probabilità restituiranno all'Italia il pallone, lo sta facendo Veloso. Ben arriva Pagliuca. Guarda il pallone fuori dalla propria area il nostro portiere. Poi batte lungo con il sinistro, centralmente, bello il colpo di testa di Casiraghi. Dino Baggio, centralmente a Roberto Baggio, finta di corpo di Baggio, tenta di far filtrare il pallone, Casiraghi, l'uscita tempestiva del portiere Vitor Baia. Joao Pinto, Paolo Sousa, Vitor Paneira. C'è un buco da quest'altra parte, Veloso, stroppa a chiudere, la combinazione con Rui Costa, il destro, profondo, lo stacco di Maldini, la palla però per Vitor Paneira, la combinazione ancora con Futre, Maldini spezza la trama in combinazione con Donadoni, viene in avanti, si sovrappone, riceve Signori, con la punta del piede lo ferma Joao Pinto. Donadoni, Dino Baggio, Roberto Baggio, buono il controllo, c'è stroppa, servito, lo stop, Veloso su di lui, a sostegno, ben arrivo, servito, palla sul sinistro, il cross, lo stacco imperioso da parte di Fernando Couto, il colpo di testa poi di Donadoni, alla rincorsa del pallone Signori, lo tiene in campo affidandolo a Baresi, di prima, ancora Donadoni. Donadoni mantiene il possesso del pallone e lo cede quindi a Costa Curta. Costa Curta, Donadoni, Baresi, Roberto Baggio, fermato dall'intervento di Rui Barros che riceve ancora il passaggio di ritorno. Poi la combinazione con Rui Costa, avanza Vitor Paneira, si allarga Futre, eccolo servito. Ancora Futre, Rui Costa, Joao Pinto, Paolo Sousa, combinazione ancora con Joao Pinto, ottimo il palleggio ravvicinato dei portoghesi che costringono in fallo laterale i nostri. È una partita difficile, 0-0 dopo 27 minuti. Vi ripeto, Italia e Portogallo si giocano il diritto a giocare la fase finale dei mondiali. Veloso, il suo cross, la palla in area messa giù da Rui Costa, poi è Joao Pinto il suo destro altissimo.
ma i portoghesi che si sono ottimamente riorganizzati dopo aver dato l'impressione di soffrire un po' il veemente avvio degli azzurri, stanno giocando un buon match. Non si sblocca la situazione intanto a Zurigo, è 0-0 tra Svizzera e Estonia. La Svizzera, ve lo ricordo, ha un punto in meno rispetto a Italia e Portogallo. Può solo sperare il Portogallo e l'Italia, possono solo sperare che la Svizzera non batta l'Estonia, per loro sarebbe tutto molto più facile. Intanto l'arbitro non interviene. C'è Paolo Sousa in possesso di palla. Fernando Couto sbaglia il rilancio. Dino Baggio in profondità. Roberto Baggio si gira bene. Roberto Baggio, la palla per Maldini, il tiro! E il pallone deviato in angolo da Vitor Bahia. Grande conclusione di prima, di destro, radente di Paolo Maldini, che vedete inquadrato sul suggerimento di Roberto Baggio, e parata distinta da parte del portiere Vitor Bahia. Ecco la conclusione di Maldini, insidiosissima, bravo Vitor Bahia, angolo per l'Italia. 29 minuti di gioco nel corso del primo tempo, palla fuori, Roberto Baggio, il cross, il colpo di testa di Benarrivo che fa da torre, ma non ci sono maglie azzurre nella zona in cui piomba il pallone. Vitor Bahia, molto bravo qualche attimo fa sulla conclusione di Maldini. Fernando Couto, vedete che gli azzurri non portano il pressing nella metà campo avversaria. Veloso in profondità, Baresi, e c'è calcio di punizione. È saltato un po' fuori tempo Baresi su Futre. Rivediamo, calcio di punizione comandato dall'arbitro, il polacco Wojcik, a proposito del quale i portoghesi, in maniera per la verità apparentemente strumentale, hanno avuto parole di scarsa considerazione nei febbrili giorni della vigilia. E Paolo Sousa sul pallone, poco più dietro Fernando Couto, prova il destro Fernando Couto, lo ferma Signori sulla carambola Veloso. Ecco il suggerimento largo per Joao Pinto, giocatore molto esperto, fermato da Benarrivo, ma i portoghesi sono abilissimi nel recupero del pallone. E ora Jorge Costa in possesso di palla, Joao Pinto, quindi Vitor Paneira sul filo del fallo laterale, scatta in profondità Donadoni. Svizzera in vantaggio al 31esimo con Knupp, 1-0. Fallo intanto su Stroppa. Si rialza Stroppa e si riprende con questo calcio di punizione. È stato Benarrivo che ha dato a Costa Curta, riceve il passaggio di ritorno, cerca un varco sulla destra, riesce a battere il cross in corsa, ribattuto dal colpo di testa di Jorge Costa, poi al centrocampo è Dino Baggio che commette fallo su Joao Pinto. Ecco Rui Barros, Futre, fermato. 31 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo tra Italia e Portogallo a San Siro. Rui Costa, lunghissimo il lancio a cercare Joao Pinto. Vedete l'esperto giocatore che mette a terra e serve Vitor Paneira, il quale dà centralmente all'altro Joao Pinto, da questi a Rui Costa. Provano i portoghesi da quest'altra parte con Veloso di primo, il suggerimento in profondità, c'è Costa Curta che, preoccupatissimo della vicinanza di Futre, scaraventa in fallo laterale. Ancora Futre, Rui Barros, Futre, fermato da Costa Curta, ma c'è ancora Rui Barros. Tenta di combinare con Futre, poi il pallone di Vitor Paneira, Benarrivo, caricato, calcio di punizione a favore naturalmente dell'Italia. E trascorrono i minuti
Il Portogallo conferma di essere una formazione estremamente agguerrita, molto ben disposta sul campo, tatticamente capace di coprirsi e contrattaccare. Baresi verso Casiraghi, lascia sfilare Casiraghi, la palla è verso Signori, Joao Pinto su di lui, arriva anche l'altro Joao Pinto ed è ora Joao Vieira Pinto che dà centralmente a Vitor Paneira, da questa e da quest'altra parte, l'ottimo anticipo di Benarrivo, la palla carambola su Donadoni, grande pressing a centrocampo dei portoghesi, Baresi, largo a Signori, avanza anche a larghe filate sulla sinistra Maldini, lo aspetta ma poi va la battuta Signori e Joao Pinto ha la possibilità di orchestrare il contrattacco portoghese, siamo però in 5 contro 2, ecco Futre, Baresi, Signori, gara tattica giocata con grandissima attenzione degli azzurri, si sgancia ora Baresi, tocca a Donadoni, si allarga, stroppa, cerca una soluzione Donadoni, imbecca Dino Baggio, Dino Baggio cerca di evitare Paolo Sousa, va in profondità ma inevitabilmente poi trova un altro difensore che lo ferma, l'inquadratura è per Roberto Baggio. Vitor Paneira, Paolo Sousa, ancora Vitor Paneira, Joao Pinto, 2-0 per la Svizzera sull'Estonia, Svizzera praticamente negli Stati Uniti, Veloso, Joao Pinto, dentro Baresi, attenzione, poi Benarrivo, ora stroppa, sbaglia, stroppa e c'è Futre sulla sinistra, entra in area Futre, c'è su di lui Benarrivo, pasticcia Futre, la palla si spegne a fondo campo, le notizie che giungono da Zurigo che peraltro erano facilmente prevedibili e che vedono la Svizzera in vantaggio già per 2-0, rendono ancora più drammatica questa partita, attenzione c'è Joao Vieira Pinto, il suo tiro che sfila a fondo campo, errore in disimpegno degli azzurri, conclusione di Joao Vieira Pinto e palla sul fondo non di molto, Signori, non è un gran momento per gli azzurri che ci avevano illuso con una partenza straordinaria, Maldini, Donadoni, Roberto Baggio, stroppa, stroppa, è un buon tiratore, stroppa, di destro però tocca fuori a Dino Baggio, prova il destro Dino Baggio e il pallone si spegne a fondo campo, con deviazione, c'è calcio d'angolo. Trentasei minuti di gioco nel corso del primo tempo, il risultato di 0-0, l'Italia batte un altro tiro della bandierina per effetto di questa conclusione di Dino Baggio, finita fuori dopo deviazione di un avversario. E Stroppa che si accinge a battere dalla bandierina, fin da lui c'è anche Signori, in avanti Dino Baggio e Maldini assieme a Casiraghi che sta disturbando il portiere Vittor Baia. Parabola arcuata, il colpo di testa è di Veloso. Signori, attaccato da Rui Barros che gli ruba il pallone, poi Costa Curta che era in palla alla terra Futre, Paolo Sousa, e sentite l'urlo Portugal dei sostenitori portoghesi arrivati qui a Milano, intanto è Paolo Sousa in possesso di palla, il tocco è per Joao Domingo Spinta, Pinto all'indietro, verso Fernando Couto e esce il portiere Vitor Baia e scaraventa lunghissimo in profondità per il colpo di testa di Baresi, ma la palla però è di Vitor Paneira, davanti a lui Donadoni che lo ferma, e ancora Vitor Paneira che fa filtrare un buon pallone centrale per Paolo Sousa, da questi a Joao Vieira Pinto, da Joao Pinto, tocca largo all'altro Joao Pinto, serie di finte su Maldini, converge, parte un tiro che si spegne a fondo campo dalla parte opposta.
va al recupero Pagliuca, mentre l'inquadratura era riservata all'arbitro polacco Wojcik, che finora ha ben diretto una partita per la verità non difficile. Donadoni, grande correttezza in campo, lancio lungo ma centrale, colpo di testa di Joao Pinto, Paolo Sousa, l'altro Joao Pinto, Paolo Sousa, Vitor Paneira, anzi, questo è Paolo Sousa, Rui Costa, Veloso, ancora Rui Costa, ottima la triangolazione, sempre Rui Costa, Futre, Rui Costa, destro sul fondo, sta giocando bene il Portogallo. 38 minuti nel corso del primo tempo, ben arrivo, abbiamo rivisto la conclusione sul fondo, Dino Baggio, Casiraghi, c'è Jorge Costa su di lui, anche Veloso, palla tenuta in campo, combinazione fra i due, rinvio lungo di Veloso a centrocampo, tenta lo stacco Donadoni, più alto di lui Joao Pinto, poi Dino Baggio, ora Maldini. Signori, sovrapposizione di Maldini, pallonetto a cercare Maldini, si alza la bandiera del guardalinea a segnalare un fuorigioco che non giurerei ci fosse. Rivediamo, vediamo il momento in cui parte il lancio, non c'era. Paolo Sousa, Vitor Paneira, Joao Vieira Pinto, Joao Domingos Pinto, signori su di lui, ultimo tocco portoghese, rimessa azzurra, Baresi, poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, Costa Curta, colpisce Donadoni, poi Baresi, il colpo di testa bello di Casiraghi per Roberto Baggio, va Roberto Baggio, cerca Stroppa, in area Stroppa, due avversari su di lui, bravissimi nel raddoppio i portoghesi, vedete la difficoltà di Stroppa nel girarsi ed è bravo a conquistare l'angolo. Viene a battere dalla bandierina, signori, superato il 40° minuto di gioco nel corso del primo tempo con situazione ferma sullo 0-0. C'è accanto il signori Stroppa, solita contestazione per la distanza dei due giocatori portoghesi, signori, il cross, la finta, poi Stroppa, ben arrivo, signori, parte il cross, stacca Maldini, palla in area ed è Jorge Costa che anticipa Casiraghi in angolo. Un attimo di pausa e Stroppa ora che va a effettuare il tiro dalla bandierina, il colpo di testa di Veloso, la palla per Vitor Paneira, scatta Rui Barros sulla destra, il passaggio centrale per Joao Pinto, Roberto Baggio su di lui, tocca il pallone e poi le caviglie dell'avversario, calcio di punizione a terra, Joao Vieira Pinto, rivediamo, vedete Baggio che sfiora il pallone, poi tenta di intercettarlo e trova invece la caviglia dell'avversario. Ora tutti i portoghesi intorno a Baggio a protestare. Calcio di punizione. Invocano l'ammonizione di Baggio, ma Wojcik, l'arbitro che vedete inquadrato, comanda il semplice calcio di punizione. L'espressione di Arrigo Sacchi. Accanto a lui avete visto Picca. Fernando Couto, Baresi. Sousa altissimo, c'era fuori gioco Maldini, uno sbarione, poi Pagliuca in due tempi e ripartono gli azzurri con questo lancio fuori misura, c'è comunque un fallo di mano al centrocampo, gioco fermo, calcio di punizione, Stroppa, ben arrivo con lui, ecco ben arrivo Roberto Baggio, attenzione al fuorigioco, fermato Roberto Baggio dall'ottimo Veloso, giocatore molto esperto, il rilancio di Rui Costa, Pagliuca, dribbla, Futre, attenzione, poi tocca a ben arrivo di prima Donadoni,
Va Donadoni al dribbling, stroppa, tenta di trovare un corridoio, c'è gioco, costruzione su di lui, non interviene l'arbitro Wojcik. La palla è portoghese. Rui Costa, Paolo Sousa, Vitor Paneira. Rui Costa, vedete il tipico gioco portoghese, di tanto in tanto rallentano il gioco con questa fitta serie di passaggi trasversali per attendere il momento opportuno di verticalizzare. Buona la finta, Vitor Paneira, e sono buoni giocatori portoghesi, veloce. Paolo Futre, ma Futre, João Pinto Baresi. Colpo di testa ora di Jorge Costa, quello di Fernando Couto, la palla per Veloso. Meglio organizzato il Portogallo in questa fase finale del primo tempo, siamo sullo 0-0 al 44esimo. Vitor Paneira, secco lo scatto, non si capisce con João Pinto, la palla per Baresi. Ora per Donadoni, stroppa, Tino Baggio, ben arrivo. Donadoni, Baresi, Fernando Couto, vedete come si trovino molto meglio i portoghesi. Donadoni, signore, proviamo. Lo aspetta João Pinto, il passaggio è su Roberto Baggio. Parte il cross di Baggio, il punto di testa di Rui Costa, la palla è fuori per Signore, saltato un avversario, non il secondo, Dino Baggio anticipato. Palla in fallo laterale. Concentratissimi, molto bravi i portoghesi. Costa curta. Baresi. Bel colpo di testa di Pasiraghi per Roberto Baggio. Ora Signori sulla sinistra, gli si avvicina João Pinto, parte il cross, il colpo di testa di Fernando Couto, eccellente nel gioco aereo. Palla in calcio d'angolo. Vedete inquadrato appunto Fernando Couto, uno dei tanti gioiellini con i quali Queiroz, il tecnico portoghese ora della prima squadra, ha conquistato due titoli mondiali a livello di calcio giovanile. Parte il tiro dalla bandierina, e João Pinto che mette fuori, e Donadoni l'arresto, buono il tocco esterno per Signori, immediato il cross, troppo profondo, si spegne a fondo campo. Tempo scaduto, come vedete si stanno giocando gli attimi di recupero del primo tempo di Italia-Portogallo, il risultato è di 0-0, è un risultato che ci garantisce ancora la qualificazione per la fase finale dei mondiali, ma naturalmente ci tiene in costante apprensione. Rui Costa, Futre, Vitor Paneira, il fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi, un primo tempo caratterizzato da un avvio spumeggiante molto intenso degli azzurri che per una decina di minuti hanno costretto sulla difensiva i portoghesi, poi lo slancio degli italiani si è un po' spento, affievolito, e i portoghesi hanno avuto l'opportunità di dimostrare tutta la loro ottima organizzazione di gioco. Tra l'altro Queiroz, come vi dicevo, che ha comunicato la formazione all'ultimo momento, ha optato per l'inserimento di alcuni giocatori molto esperti come Vitor Paneira e Veloso, che sembrava dovessero restare in panchina, e il Portogallo ha confermato di essere avversario temibilissimo. Nel frattempo mi segnala Casarin che a Zurigo la Svizzera è passata sul 3-0, festa grande della vicina confederazione. La Svizzera dopo tanti anni è ormai certa di andare alla fase finale dei mondiali. Ancora negli spogliatoi, abbiamo qualche attimo di tempo perché Giampiero raccolga qualche altra testimonianza. Vai Giampiero. Buonasera, abbiamo molti presidenti. Io penso che il presidente Berlusconi un giudizio su questo primo tempo degli azzurri, un primo tempo che dai tecnici Trappattoni e Bolinsegna non è stato giudicato all'altezza, però si capisce la difficoltà. Prego presidente, da questa parte, con grazie Gagliani dello spazio. Allora, lei come ha visto l'Italia? Beh, un'Italia un poco in difficoltà perché si è incontrata con una squadra benissimo organizzata, che sa giocare calcio, con geometrie perfette e quindi probabilmente superiore alle aspettative.
però non direi che l'Italia ha mal figurato. Abbiamo avuto qualche occasione di tiro apprezzabile e credo che adesso nel secondo tempo ci rifaremo. Siamo fiduciosi, grazie Presidente Berlusconi, Presidente Nizzolo, lei dal punto di vista non solo tecnico, anche con le prove della squadra, cosa ha visto? Ma indubbiamente è una squadra che in questo momento soffre un po' dell'importanza della gara, si legge nettamente che c'è un po' di paura e di preoccupazione e questo condiziona sempre la prestazione, che subisce molto di questa preoccupazione. Chiaramente mi auguro che possa rinfrancare gli spiriti e che vediamo possiamo vedere un secondo tempo più tranquillo e più sereno. Grazie, ringrazio anche Presidente Berlusconi. Presidente Pellegrini, velocemente una battuta. Un'Italia ha la responsabilità di ben figurare, comunque c'è fiducia, speriamo in un secondo tempo sicuramente migliore. Grazie ancora Presidente, grazie. Bene, tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ancora 45 minuti di ansie e anche, diciamolo pure, di paure. Il risultato finora ci è favorevole, vi ricordo che gli azzurri può bastare anche il pareggio, ma naturalmente il Portogallo ha confermato la bontà del suo gioco e la qualità dei suoi singoli. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo, il colpo di testa dopo Casiraghi è stato di Jorge Costa, due giocatori a terra, Fernando Couto e Casiraghi. Vedete il giovane Fernando Couto che è rimasto contuso nello scontro con Casiraghi. Fernando Couto è uno dei molti giocatori che facevano parte delle formazioni giovanili per due volte vittoriose nel mondiale juniores. Attualmente 24 anni, si rialza Casiraghi e ancora a terra Fernando Couto. Vi avete sentito anche nelle dichiarazioni raccolte da Galeazzi durante l'intervallo come ci sia ancora fiducia, ma c'è anche preoccupazione e ansia, mentre così come era stato annunciato c'è la presenza del Presidente del Consiglio Ciampi. Sempre a terra Fernando Couto. C'è da dire, in linea di valutazione tattica generale, che la squadra di Sacchi a lungo non ha portato il pressing a tutto campo, snaturando un po' quelle che sono le filosofie di gioco di Sacchi che vedete inquadrato. D'altra parte, l'esigenza di cautelarsi alle spalle ha comportato un atteggiamento di una certa prudenza. Grande avvio degli azzurri, poi i portoghesi si sono fatti valere come proprietà di palleggio e buona organizzazione collettiva di manovra. Il colpo di testa di Rui Costa per l'inserimento di Paolo Sousa, che tenta di andare via sulla sinistra ma si trascina il pallone in fallo laterale. Si gioca da due minuti del secondo tempo, la palla è per Costa Curta. Baresi. Costa Curta. A cercare Benarrivo, sul quale c'è fallo. Calcio di punizione per la nazionale italiana. Il pallone affidato a Stroppa, il disturbo di Rui Barros, il raddoppio da parte di Veloso, la rimessa per Benarrivo, indirizzata su Roberto Baggio, pallonetto di Roberto Baggio, forbice di Veloso, palla per Rui Costa che disimpegna in fallo laterale. Benarrivo. Baresi. Costa Curta, Baresi. C'è Maldini libero da quest'altra parte, lo vede Baresi e lo serve. Buono all'arresto. Il passaggio per Signori colto in controtempo. João Pinto. João Vieira Pinto. Cambia gioco. C'è Rui Barros, ben arrivo su di lui. João Pinto, Donadoni, Dino Baggio, Signori,
si sovrappone Maldini, converge signori, palla per Di Nabaggio, ancora signori, c'è Maldini, troppo profondo è il suggerimento, finta di Joao Pinto e palla che si spegne a fondo campo. Signori, ha giocato l'ultima partita d'allenamento, una leggera contrattura muscolare, regolarmente in campo, in prestazione dei portoghesi con Rui Costa. Vedete come in maniera addirittura plateale rallentino la manovra, approfittando del fatto che i nostri non portano il pressing nella metà campo avversaria, e questa è una caratteristica che non è consueta nelle squadre di Sacchi. D'altra parte le esigenze del risultato suggeriscono agli azzurri un comportamento piuttosto prudente. Lunghissima questa serie di palleggi da parte dei portoghesi, ora accennano il pressing gli azzurri, ma c'è questo lancio in profondità sul quale Costa Curta è in vantaggio. Si gira Costa Curta, offre il pallone a Benarrivo, Baresi stroppa, scatta Benarrivo e si sovrappone, eccolo servito. Ma chiudono benissimo tutte le zone del campo i portoghesi. La palla ora per Roberto Baggio, Roberto Baggio largo per signori, non batte di prima e poi il suo tiro è deviato e il fallo di Roberto Baggio sul portiere di Tor Bahia. Vanno i portoghesi a protestare contro Roberto Baggio e ci sarà ammonizione, ammonito Roberto Baggio, secondo giocatore ammonito della partita nel corso del primo tempo. Cartellino giallo per Paolo Sousa, a terra il portiere Vitor Bahia. Rivediamo, signori, non ha battuto di prima, poi la sua conclusione è stata sfiorata da Joao Pinto, parata dal portiere Vitor Bahia, sul quale c'è stata la carica di Roberto Baggio. Approfitta ancora di questa pausa Queiroz per chiamare accanto a sé Futre e dargli alcune indicazioni, mentre vedete che sempre a terra il 24enne portiere Vitor Bahia gioca con il Porto. E pur essendo molto giovane ha già 27 presenze in nazionale. Si rialza Vitor Bahia, è a posto. Sono trascorsi 6 minuti nel corso del secondo tempo, il risultato è di 0-0. Paolo Sousa, grande organizzatore di gioco nelle file dei portoghesi. Poi questo lungo lancio di Rui Costa in profondità per il colpo di testa all'indietro, opportuno di Benarrivo, e la presa di Pagliuca che va al rinvio. Lo stacco di Casiraghi, la palla messa giù da Vitor Paneira, affidata a Joao Pinto, che calcia direttamente fuori. Aveva tentato di imbeccare Futre, ancora Pagliuca, Costa Curta, Baresi, sbaglia Rui Barros, imperfetto anche il suo rilancio, il colpo di ginocchio di Maldini, la palla per Joao Pinto, poi Baresi, Maldini. Pare un po' bloccata, contratta la nostra nazionale. Signori, Roberto Baggio scivola sul terreno infido, Fernando Couto lo dribbla elegantemente, torna su di lui Baggio, signori, ancora Fernando Couto per Vitor Paneira, Joao Pinto, Vitor Paneira, Maldini, Baresi, Pagliuca. Non è tranquilla la nostra nazionale. Dino Baggio, Roberto Baggio, signori, dentro per Casiraghi, chiude Fernando Couto, Joao Pinto, Paolo Sousa. Giocatore tatticamente molto intelligente, Joao Pinto, anticipo di Maldini, poi ancora Joao Pinto, con la punta del piede Maldini fuori. La rimessa di Joao Pinto per Vitor Paneira, dalla parte opposta a imbeccare Veloso, va Veloso, cerca di dribblare Stroppa che lo ferma,
ma la palla è ancora dei portoghesi con Rui Costa che tocca all'indietro a Jorge Costa. Paolo Sousa, Futre, si gira ottimamente Futre, David Torponeira, palla al centro, l'ha vinta poi Di Navaggio, Carimedia, Casiraghi, possibilità di contropiede, soffriamo però troppo, stroppa, commette fallo, vantaggio, poi al secondo intervento falloso fischia l'arbitro, Paolo Sousa, palla dentro per Futre, ultimo tocco di Futre, rinvia da fondo campo, ma siamo qui in trepidazione. 9 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0, ci tiene sulle spine il Portogallo. Signori, Di Navaggio, se signori, eccolo, lo aspetta Joao Pinto, lo punta signori, converge in area, va verso il fondo, il suo tiro e l'implacabile Fernando Couto ferma anche questa iniziativa, ma in angolo, corner per l'Italia. Va a battere signori. Manca il pallone ben arriva, Donadoni, Costa Curta, Baresi, in avanti in qualche modo, Fernando Couto, Joao Pinto, scotta la palla tra i piedi ai nostri, l'amministrano con maggiore attenzione e sagacia i portoghesi, Rui Costa, dentro, Joao Pinto, attenzione, sulla sinistra, parte il traversone Baresi contemporaneamente a Joao Pinto, ultimo tocco di Baresi, angolo per i portoghesi, non è d'accordo Baresi, perno arbitrale comunque che decreta l'esecuzione del tiro alla bandierina con Vitor Paneira. Undici minuti del secondo tempo, 0-0 Portogallo al tiro d'angolo. Pagliuca, è venuto in avanti come sempre Fernando Couto, proprio Fernando Couto, ma con un colpo di mano l'ha segnato il gol del Portogallo. Jorge Costa, Donadoni lo attacca, ma sono bravissimi i portoghesi, c'è un fallo di signori, norma del vantaggio, si prosegue, alla fine è Maldini che mette fuori su Rui Costa, arriva Joao Pinto, Paolo Sousa, gran giocatore. Rui Costa, Paolo Sousa, vedete con quanta precisione distribuisca palloni su palloni, c'è l'anticipo di Costa Curta, la palla per Alber Veloso, tutta la nostra nazionale è nella nostra metà, ora c'è un break, stroppa, dentro a cercare Casiraghi. Trova il controllo Casiraghi, veloce su di lui, si ferma Casiraghi, cerca lo spazio per il traversone, lo trova, ma la presa di Vitor Baia non è difficile. Paolo Sousa, gara intensissima, Joao Pinto, ancora Paolo Sousa, di prima, su Rui Costa, dentro un pallone che però è controllato da Stroppa, giocato su Donadoni, se signori libero, eccolo servito. Ci vuole calma, ancora Donadoni, viene Maldini anche, prova la soluzione dalla parte opposta, invece Donadoni stroppa, si avventura in un tentativo di controllo che non gli riesce. Vitor Baia, Paolo Sousa è la fonte del gioco del Portogallo, Vitor Paneira, ancora Paolo Sousa, largo su Veloso, Rui Barros, il colpo di testa di Costa Curta, la palla per Roberto Baggio, ancora per Stroppa, per Dino Baggio, Donadoni, non si intendono i nostri e giocano con eccessiva precipitazione, ora è Costa Curta, da ben arrivo da questi a Stroppa,
palla per Roberto Baggio. C'è fallo su di lui di Jorge Costa, facendo che si può proseguire l'arbitro, l'azione era fallosa stavolta. Viene in avanti il Portogallo, ancora con Rui Barros. Barros, attenzione da quest'altra parte, colpo di testa di Maldini. Signori, Baresi, Roberto Baggio, possibilità del contropiede, c'è un buco per Roberto Baggio, punta Fernando Costa, poi però viene fermato. Joao Pinto, ancora Maldini, autore di una buona prestazione, che si sposta in avanti. Cerca la collaborazione di Stroppa, Maldini fuori gioco. 14 minuti del secondo tempo, 0-0. È una partita che ricorderemo a lungo per la grande tensione. Vediamo il lancio e anche in questo caso non c'era fuori gioco. Vedete che sul centro del teleschermo c'era Fernando Couto che teneva in gioco Maldini. Immagine di nuovo in diretta. Ben arrivo, combina con Stroppa. Stroppa si libera la palla a favore di Dino Baggio. Ora Donadoni, ancora un passaggio troppo lungo, ma Donadoni con la punta del piede riesce a dare a Signori. Va Signori, la collaborazione con Roberto Baggio. Signori, calcio di punizione. Protesta Fernando Couto, toccato sul piede d'appoggio Signori. Lì vicino Volcic che sta ben dirigendo, comanda il calcio di punizione. Con grande lentezza i minuti mentre si prepara Albertini. Lo vedete inquadrato? Tanto grande nano gol a Zurigo, 4-0 per la Svizzera sull'Estonia, Svizzera negli Stati Uniti. Donadoni sulla palla, Roberto Baggio poco più indietro, anche Signori in posizione di eventuale tiro. Cambio. Esce. Stroppa, entra. Costa cura. Albertini. Fuori Stroppa, dentro Albertini. Tutto questo al sedicesimo del secondo tempo. Prima sostituzione della gara. Baggio. È un siluro che si perde a fondo campo di niente. Grandissima conclusione di Roberto Baggio e palla fuori di pochissimo. Rivediamo, vedete il destro fiondato rabbiosamente di collo pieno, esce di un niente. Joao Pinto, Vitor Paneira, Paolo Sousa, Rui Costa, Veloso, Joao Pinto, Costa curta su di lui, lo ferma, in palla laterale, rimessa. L'effetto a Joao Pinto, lasciando poi l'incarico a Rui Costa. All'indietro per Veloso. Veloso disturbato da Donadoni che lo ferma ancora in fallo laterale. 17 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0. Dino Baggio. Poi un pallone per Rui Barro, scena per Futre. Baresi su di lui. Largo a cercare Joao Pinto, la combinazione con Vitor Paneira, il recupero dell'intoccabile Maldini, la palla per Roberto Baggio, c'è un buco dall'altra parte, ecco Dino Baggio, c'è Donadoni libero, eccolo, Donadoni ora gioca esterno, Albertini centrale, sovrapposizione di Benarrivo, va Donadoni dentro per Benarrivo, calcio di punizione, gioco d'ostruzione. Si modifica tatticamente il nostro centrocampo, Donadoni gioca esterno destro, mentre si riforma la coppia di centrocampisti centrali Dino Baggio Albertini, è uscito Stroppa, calcio di punizione intanto per la nostra nazionale.
fuori di Baggio in area, sono Maldini e Casiraghi, il cross, il colpo di testa di Jorge Costa, l'anticipo di Baresi, Baresi largo per Maldini, parte subito il cross di Maldini, Fernando Couto, ecco Albertini, Baresi, Baggio, 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 tiro fuori. Minuti del secondo tempo, 0-0, rivediamo l'azione, Roberto Baggio mette giù bene, vedete, gli fa velo Casiraghi, il destro sul fondo. Paolo Sousa, Jorge Costa, sbaglia, Baggio Roberto, ricevuto da Dino, c'è una deviazione ma c'è Donadoni che ora gioca largo, vedete il fondo del terreno molto irregolare, bravo Donadoni a mantenere il possesso della palla, Dino Baggio largo a cercare Signori, arriva di gran volata Maldini, eccolo servito, può effettuare il cross, effettuato ma sul portiere Vitor Baia, rilancio immediato di quest'ultimo, non c'è un attimo di pausa, il bel colpo di testa di Baresi, la palla per Signori, cresce la nostra nazionale, cambia gioco, molto bene Signori. E c'è Donadoni che mette in movimento Benarrivo, va Benarrivo, si propone Albertini, riceve, c'è anche Donadoni, il pubblico percepisce che è un buon momento della nostra nazionale, la incoraggia, ecco Roberto Baggio al limite, dentro per Casiraghi, ancora Roberto Baggio, Fernando Couto, Baggio, tiro! E Dino Baggio, ma centrale, para Vitor Baia. Partita vibrante, sentite il pubblico di San Siro come incoraggia la nostra nazionale, gioco fermo, calcio di punizione per fallo subito da Joao Pinto, abbiamo rivisto la precedente conclusione di Dino Baggio con parata di Vitor Baia, 20 minuti del secondo tempo, 0-0, Dino Baggio, Roberto Baggio, Casiraghi, Signori, Albertini, questa curta, Maldini, Signori, Signori, pronti al raddoppio i portoghesi, giudicata regolare, mi pare che l'arbitro abbia ragione, l'entrata di Joao Pinto, la palla è ora per Paolo Sousa, per Fernando Couto, per Veloso, Vitor Paneira si avvicina, il passaggio però avviene su Paolo Sousa, largo ancora a cercare Joao Pinto, quale dà in profondità un pallone sul quale Dino Baggio interviene, Signori, Baresi in sovrapposizione, tenta il triangolo lungo con lui Roberto Baggio ma sbaglia, appare più tonica la nostra nazionale con Donadoni esterno e Baggio e Dino Baggio e Albertini centrali, Veloso, Costa curta, molto bene Benarrivo, Baresi, Albertini torna sui suoi passi, tiene il pallone, se ne libera opportunamente su Maldini, Maldini Signori, Roberto Baggio, Albertini, suggerimento molto bello per Casiraghi, qui c'è il rigore a mio modo di vedere, in ritardo il portiere Vitor Baia, impatta sul piede di Casiraghi, rivediamo il lancio bellissimo di Albertini, Casiraghi anticipa il portiere e mi pare di aver visto che c'è netto il tocco sul piede d'appoggio e l'arbitro concede un calcio d'angolo che non c'è, c'era rigore al 22esimo del secondo tempo, Signori, palla spiova in area, la mette fuori Joao Pinto, la recupera Roberto Baggio, cambia su Donadoni, c'è la sovrapposizione di Benarrivo, parte il cross, Fernando Couto, palla in area, Vitor Paneira, bisogna disturbarlo, il rilancio per Joao Pinto, fallo di Albertini su di lui.
pronto a entrare in campo nelle file dei portoghesi. Domingos è un attaccante, esce Rui Costa, un centrocampista, il tutto per tutto da Queiroz. I minuti del secondo tempo, Rui Costa esce, entra Domingos. Domingos va a sistemarsi subito centralmente nell'attacco, dovrà vedersela con lui Costa Curta. Palla intanto affidata a Veloso. Qualche attimo fa mi pare di poter dire che l'intervento del portiere Vitor Bahia su Casiraghi era da calcio di rigore. Jorge Costa, Paolo Sousa, João Pinto, ancora fallo di Albertini. Rivediamo. Portoghesi in azione con Jorge Costa. João Pinto. Evitato Signori. João Pinto disimpegna a favore di Veloso. Veloso ancora per João Pinto, da questo a Paolo Sousa. Paolo Sousa, il colpo di testa di Maldini, la palla per Signori, ha giocato benissimo Maldini. Casiraghi, Dino Baggio, Albertini, ci sono due maglie azzurre sulla destra. Ecco che Albertini vede Donadoni mentre c'è a terra Signori, non inquadrato. Donadoni c'è il combattimento, messo giù, c'è calcio di punizione e ammonizione. Ammonizione per Veloso, probabilmente sì, ammonito Veloso. Squadra più equilibrata con Albertini centrale e Donadoni esterno. Donadoni, quando punta l'avversario sull'uno contro uno, ha molte probabilità di farlo fuori e questo naturalmente determina una situazione di vantaggio tattico. Qui è Veloso che ha ostacolato irregolarmente Donadoni mentre si è rialzato Signori, e riprenderemo con un calcio di punizione a favore degli azzurri che sta per battere Roberto Baggio. 25 minuti del secondo tempo. Cross, colpo di testa, la palla fuori per Albertini, prova al destro, ribattuto, è pronto Baresi, di prima, tenta di beccare Signori, ancora Albertini, un po' corto, Signori però riesce a entrare in possesso del pallone, poi Cincischia la perde, palla fuori, sull'iniziativa di Futre, anzi del nuovo entrato Domingos. Baresi a cercare Casiraghi. Dino Baggio, il pressing riuscito, Roberto Baggio, Dino Baggio, Dino Baggio fuori, Roberto Baggio, Casiraghi, limite destro, sparacchiato alle stelle. Ha tentato di dare il giro col collo interno al pallone, ha colpito di collo pieno e la palla naturalmente è finita lontanissima. Fernando Couto, 27 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 0-0 tra Italia e Portogallo in una impietosa sfida. Benarrivo sfiora con la punta del piede Costa Curta, a terra, e ci sarà un calcio di punizione contro Costa Curta, anche se probabilmente prima Costa Curta era stato disturbato dall'avversario. Viene in avanti naturalmente Fernando Couto e con lui anche l'altro difensore centrale Jorge Costa, e vedete che in effetti Costa Curta alza su João Pinto in maniera irregolare una gamba per questo calcio di punizione. Attenzione ai colpitori di testa del Portogallo, sono in particolare i due difensori centrali, il 3 e il 5, Jorge Costa e Fernando Couto. Palla in area, Baresi, Veloso, all'indietro a Paolo Sousa, splendido stacco di Maldini e palla in fallo laterale, grande prova di Maldini. Fuori gioco di Domingos, ma la nostra nazionale sembra avere ripreso un po' di confidenza, ora il gioco è nelle mani degli azzurri, anche se i portoghesi naturalmente costituiscono sempre avversari da tenere d'occhio. Intanto anche stavolta l'arbitro non fischia un fallo su Casiraghi. Baresi riconquista il pallone, ecco Roberto Baggio,
ancora un buco sulla destra con Donadoni e Benarrivo. Benarrivo punta veloce, va verso il fondo, non c'è fallo stavolta e l'azione si spegne a fondo campo. Paolo Sousa, Joao Pinto, che naturalmente ha arretrato il raggio della propria azione da quando è entrato in campo l'attaccante puro Domingos. Palla centralmente a Vitor Panera. Ecco Domingos, Domingos cerca di andare via, ottimo palleggio, sempre Domingos, attenzione, gli fa velo un compagno, Domingos poi mantiene a lungo il possesso del pallone e quando se ne libera il tocco è troppo lungo per Vitor Panera. Pagliuca, 29 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 0-0. Si sta scaldando anche Roberto Mancini. Eccolo, palla molto lunga, protetto dal compagno Jorge Costa, esce il portiere coi piedi per un attimo Donadoni, ora Roberto Baggio a terra, fischia poco ora l'arbitro Volci. Paolo Sousa, Joao Vieira Pinto, Donadoni su di lui, giù, e anche stavolta l'intervento mi è parso irregolare, lascia correre l'arbitro Donadoni, due avversari su di lui, è veloce ora sulla palla Joao Pinto, Vitor Panera cerca una soluzione, rallenta ad arte, batte ora in profondità imbeccando Rui Barros. Baresi, l'anticipo di Joao Pinto, poi Dino Baggio, ed ecco signori, abbiamo spazio. Signori, il tiro che è un po' telefonato e che non crea soverchie preoccupazioni a Vitor Baia. Paolo Sousa, Joao Pinto, l'altro Joao Pinto, Vitor Panera, Domingos, Baresi, mette fuori Rui Barros, cambio, contemporaneo cambio di due elementi, esce signori, entra Mancini nelle file italiane. 31esimo del secondo tempo, seconda sostituzione delle file italiane, seconda sostituzione delle file portoghesi. Nel Portogallo entra un altro attaccante, Aguas. Joao Pinto, Paolo Sousa, alla lunga, non ci arriva nessuno. Fuori un difensore, Joao Pinto, dentro un altro attaccante, Aguas, Rui Aguas, José Aguas, e quindi c'è ora una squadra portoghese imbottita di centrocampisti con due punte. Colpo di testa di Fernando Couto, Mancini, Casiraghi, Maldini, Roberto Baggio, ottimo Roberto Baggio, punta verso l'area, occasione, Jorge Costa gli chiude lo specchio, angolo. Vediamo la splendida azione, vedete il tocco e il tiro di Roberto Baggio che mirava l'angolino opposto, è arrivato Jorge Costa a rifugiarsi in calcio d'angolo. Il tiro dalla bandierina di Mancini e la palla sbucciata da Jorge Costa viene bloccata da Vitor Baia, il colpo di testa di Casira, quest'altro del nuovo entrato Rui Aguas, attenzione, un pallone pericoloso per Rui Barros, Maldini che poi subisce fallo mentre protesta vibratamente a bordo campo l'allenatore Queiroz. Eccolo inquadrato, vedete il delegato FIFA,
32 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Portogallo sbilanciato in avanti, ancora un grande stacco di Fernando Couto, a centrocampo poi Casiraghi, Dino Baggio, Mancini a cercare Casiraghi. Casiraghi deve vedersela ora con Vittor Paneira, che è un centrocampista ma gioca in difesa. Mancini ritarda il tocco, viene fermato Joao Pinto Vieira, Domingos, Baresi, veloce dall'altra parte, gioca il tutto per tutto il Portogallo. Mancano poco più di 10 minuti al 90esimo. La palla è per Paolo Sousa, ora per Futre, fermato Albertini in combinazione con Donadoni. Calma, dentro a cercare Roberto Baggio, termina terra Roberto Baggio, lascia correre l'arbitro, c'è il rilancio di Veloso, l'ottimo intervento di Benarrivo, la palla è per Donadoni, dribbling secco ai danni di Paolo Sousa, va Donadoni, dà centralmente a Roberto Baggio, da quest'altra parte a Mancini, tiro di Mancini con il destro sul fondo. Paolo Sousa, Vittor Paneira, saltato Mancini, Baresi, Albertini, Mancini, Baresi, avanza Baresi, viene messo giù, fallo da ammonizione. E in effetti l'arbitro ammonisce l'autore del fallo e si tratta di Domingos, ammonito. Ora tatticamente il Portogallo ha rivoluzionato tutto il suo assetto. Per la squadra di Queiroz bisogna provarle tutte per vincere questa partita. Baresi, a noi basta anche il pareggio, ma quanta sofferenza fino a questo momento. Albertini dentro, il rinvio di Jorge Costa, il colpo di testa di Benarrivo, la palla verso Casiraghi, ancora Jorge Costa, poi Dino Baggio, Paolo Sousa, centralmente a Joao Pinto, Baggio lo ferma e poi c'è un fallo dello stesso Roberto Baggio. Tutto si potrà dire, ma non che questo arbitro ci abbia favorito. Ricordo in modo particolare al 22esimo del secondo tempo l'intervento da rigore su Casiraghi. Vittor Paneira, fuori gioco di Domingos. Baresi. Colpo di testa di Vittor Paneira. Paolo Sousa, sempre nella posizione giusta. L'esterno ancora per Vittor Paneira. Paolo Sousa, rinunciano al pressing, i nostri retrocedono, palla per Veloso, Joao Vieira pinta, c'è Donadoni su di lui, palla fuori, calma, ci vuole calma. Benarrivo, ancora Benarrivo, butta in profondità dove però non ci sono giocatori italiani. Vittor Baia, Fernando Couto, Paolo Sousa, fiondata in profondità, Benarrivo arresta e rilancia un pallone sul quale è pronto Dino Baggio, ecco Mancini, bene per Dino Baggio, entra in area Baggio, Roberto Baggio finta, tiro, Dino, gol! Dino Baggio al 38esimo del secondo tempo, va in vantaggio l'Italia con Dino Baggio ed è un gol che ci fa tirare un respiro di sollievo, sommerso dagli abbracci dei compagni, riceve l'ovazione di San Siro, impietrito dall'emozione Arrigo Sacchi. Ecco Dino Baggio, Roberto Baggio che fa sfilare il pallone, va al tiro, tiro che viene ribattuto, ma c'è Dino che
può mettere dentro a botta sicura, 1-0. 38esimo del secondo tempo, Italia in vantaggio con Dino Baggio. Attenti ora, ancora 7 minuti da giocare. Vitor Paneira, destro lungo, Baresi, palla rimessa verso il mezzo, ben arrivo, fallo, fallo su Albertini, poi la conclusione di Domingos, fermata da ben arrivo, veloce per la rimessa, Paolo Sousa, veloce, fermato, ancora Paolo Sousa, grande partita la sua, attenzione, fuori gioco, fuori gioco di Futre che per la verità non si è visto molto, il giocatore più temuto nelle file dei portoghesi, ora tutto San Siro in piedi a urlare il suo incitamento agli azzurri, 39 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 1-0. Mancini, Vitor Paneira, poi Dino Baggio, Casiraghi, ancora Casiraghi, può toccare a Maldini, Maldini di prima, sai bene su Mancini, Mancini cerca e trova Roberto Baggio, va Roberto Baggio, a fondo, su dice l'arbitro, recupera Mancini, si lotta accanitamente, Albertini, Jorge Costa, veloce, ancora Albertini, ha giocato benissimo. Donadoni, va Donadoni, tiene la palla, bene così, cerca il fallo, non interviene l'arbitro, Paolo Sousa, suggerimento per Joao Vieira Pinto che va via sulla sinistra, lo disturba ancora benissimo, ben arrivo e c'è comunque angolo, giocato assai bene anche ben arrivo. Mentre mi pare di poter dire che con l'ingresso in campo di Albertini la situazione è molto migliorata nella nostra squadra. Il coro di San Siro. A terra, Joao Vieira Pinta. Il gioco è ancora fermo perché si prestano le cure del caso al giovane attaccante Joao Vieira Pinto. Attualmente in forza al Porto, prodotto comunque dalla squadra calcistica del Boavista. In piedi Joao Pinto, anche su Zoppica parte il tiro d'angolo. Poi il pallone fuori, attenzione, attenzione, Nervi a fior di pelle, rissa furibonda dalle parti di Pagliuca, Giorgio Costa, Fernando Colto mette calma Pagliuca, l'arbitro Albertini colpito al capo, attimi di grande emozione, vedete Costa Curta che se la prende con Rui Barros, si mette in mezzo anche Domingos Spintoni, Jorge Costa, tutto ok, calma ristabilita, intanto il cronometro segna 42 minuti e 50 secondi, ci sarà naturalmente qualche attimo di recupero. Pagliuca, Maldini, Mancini, Fernando Couto, Paolo Sousa, fallaccio di Fernando Couto, rossa, out, Fernando Couto espulso, saltano i nervi
ai portoghesi. Fernando Couto espulso, eccolo che con la sua zazzera se ne va. Rivediamo, vedete Casiraghi, manrovation su Casiraghi, quindi si stava avvicinando, ancora a terra Casiraghi, portoghesi sotto di un gol in 10. Certo, va detto che dispiace vedere una formazione come quella portoghese, così bene organizzata, esclusa dalla fase finale dei mondiali. Ci ha fatto soffrire molto la squadra dei Queiroz stasera. Albertini, Mancini, Maldini, Breck, scatta in avanti Aguas, largo Domingos, sempre Domingos, gran palleggiatore, pallonetto fuori gioco, fuori gioco di Futa, Donadoni scatta per quella di Benarrivo, ottimi i nostri due difensori esterni, ecco Benarrivo va subito al cross da quest'altra parte, Casiraghi può toccare su Mancini, eccolo, carica a destra Mancini, non batte, cerca un'altra soluzione, cambia gioco dalla parte opposta a favore di Donadoni, Donadoni al limite dell'area, a sinistro alto. Applausi del pubblico, 45 minuti di gioco, entriamo nel recupero, stiamo vincendo 1-0, ci basta anche il pareggio. Paolo Sousa, forse il migliore in campo. Rui Baros. Baggio. Donadoni. Roberto Baggio. Bisogna tenerla ora. Casiraghi. Mancini si toglie dal fuorigioco, Roberto Baggio, poi c'è il tocco di Mancini in profondità e lo intuisce Jorge Costa dal portiere che con i piedi da Paolo Sousa. Anticipo splendido di Costa Curta. Mancini, pallonetto, fuorigioco di Casiraghi. Un minuto di recupero, 1-0 a San Siro dell'Italia sul Portogallo. Vitor Paneira, Lobracca Mancini, Joao Vieira Pinto, Vitor Paneira, Joao Pinto. Fischia l'arbitro, siamo negli Stati Uniti, l'Italia batte per 1-0 il Portogallo, gol di Dino Baggio al 38esimo del secondo tempo, partita molto sofferta, intensa, ora la festa, Galeazzi. Sto raggiungendo Sacchi che naturalmente è circondato dai fotografi, si abbraccia a Gigi Riva, ecco che raggiungiamo Arrigo che sta facendo il sorriso, la paura Arrigo è stata davvero tanta questa volta, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, prima tempo avevamo troppa paura e allora abbiamo sofferto, perché loro sono bravi, devo fare i complimenti anche a loro. In Italia un po' tesa mi sembra al primo tempo. Avevamo paura. Che cosa è successo nel secondo, sostituzione di Albertini? Nel secondo tempo invece non ne avevamo e allora li pressavamo di più, per dare via palla, la gestivamo anche più, di più la palla. Hai temuto il peggio a un certo punto? Sì, grazie. Un Portogallo molto nervoso alla fine, ci sono state anche una mischia lì. Sì, un pochettino. Senti, vuoi recuperare? Dici un'altra cosa, Enrico. Siamo in America a questo punto. L'atmosfera è quella quasi come una partita del Mondiale. Siamo solo andati in America. Il tuo lavoro fino a questo punto ha prodotto qualcosa di buono. Sei soddisfatto? Anche se questa partita di questa sera è stata più che sofferta. Grazie. Sì, sì, sono contento in questo momento. Molto contento. Sei circondato dai fotografi. Un'altra cosa, Enrico. L'uomo migliore in campo secondo te questa sera? È difficile dire uno, nel secondo tempo sono stati bravi veramente tutti, scusa, saluto l'arbitro. D'accordo, che va a salutare. Rivediamo il gol di Dino Baggio, il gol che ci ha tolto ogni paura. Sono davvero circondato, vedo abbracci a non finire, perciò ti restituisco la linea se sei d'accordo Bruno. Sì, io sono ancora qui in postazione e penso che sia già stato attivato lo studiolo nel quale ci dovrebbe essere qualche collega,
a meno che Marco Civoli non abbia qualche ospite nella zona VIP. Marco, mi senti? Ti sento, è il presidente Matarrese. Allora, ah, benissimo. Ho visto che ha gioito, ha abbracciato il presidente Ciampi, allora ha detto siamo in America, lo può dire, impossibilissimo non andare. Ci andiamo, l'avevo promesso agli italiani io. La vittoria dell'Italia, di un'Italia che vuole crescere, che vuole andare avanti. Ecco, una grandissima sofferenza, Presidente, ma bravi comunque anche i portoghesi, anche se alla fine hanno perso un po' la testa, comprensibile. Noi siamo stati, avevamo avuto paura al primo tempo, poi abbiamo visto che si poteva vincere. Ma poi una sofferenza fa bene perché vale di più la vittoria. Cosa le ha detto il Presidente Ciampi? Ha detto che possiamo andare insieme in America. Il più grande abbraccio a chi va adesso? A mia madre. Grazie, Presidente, a te Bruno. Molto bene. Sono ancora qui in postazione, ora non so se ci sia già qualcuno nello studiolo. Ecco, mi senti Bruno? Sì, dimmi Giampiero. Ecco, Keylowski, mi sembra giusto sentirlo perché è stata una partita durissima. Sì, senz'altro. Un'Italia che ha meritato di vincere, come ha visto il punteggio? È un gran match. Un gran bel match. Un gran match, je pense che il faut dire... a Svizzera, a Italia, dire buona chance per il campionato mondiale. Dire buona fortuna alla Svizzera e all'Italia per il campionato del mondo, questo è molto bello e molto sportivo. E noi saremo resti a Lisbona. Noi resteremo a Lisbona. Noi siamo disadepti di Svizzera e d'Italia perché sono i rappresentanti del nostro gruppo. Va bene, noi siamo veramente contenti che la Svizzera e l'Italia siano i rappresentanti del nostro gruppo. Buona chance, buona fortuna a tutti. Buona fortuna, grazie, molto grazie. Bello. Chiudiamo dal campo Bruno. Sì, molto bene. Allora adesso c'è un attimo di pubblicità, ma non allontanatevi perché...